Cosa vuol dire fare giornalismo? Io non sarei un giornalista, abbiamo fatto il secondo video per togliere i finanziamenti ai giornali. 1 miliardo di euro dei soldi dei nostri genitori, nostri, delle tasse, vanno a giornali della Confindustria, del Mercato Libero, 18 milioni alla Corriere della Sera, 20 milioni a Sole 24 Ore, 8 milioni a Libero, 6 milioni al giornale, 6 milioni all'Unità. Senza le nostre tasse chiuderebbero domani mattina. C'è solo un giornale scritto bene che riesce a sopravvivere senza finanziamenti pubblici, che è il Fatto, perché è mantenuto da filo legge. Ma perlomeno non ha sovvenzioni pubbliche, come non abbiamo noi le sovvenzioni, perché quando fa entrare il capitale nella politica, il capitale se la sbrana la politica, se la mangia la politica. Noi nella politica ci vogliamo far entrare i cittadini, non i soldi. Ecco perché non chiediamo niente a nessuno. E vinciamo, 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 siamo un virus pazzesco, la rete non la fermano. Le televisioni sono finite, andate a vedere le quotazioni di Mediaset, era a 7 euro, adesso è sotto i 3, appena è sull'1 facciamo una public company e ce la compriamo a noi! Avete un microfono? Grida, grida! Ti volevo chiedere, faccio solo un breve preambolo. Ho fatto un tirocinio qualche anno fa presso l'ambasciata italiana di una città africana e ho avuto esperienza di Vittorio Sgarbi. In pratica, Vittorio Sgarbi ha passato la serata, invece che rappresentare l'Expo 2015, ha passato la serata sdraiato sul letto dell'ambasciatore, con l'ambasciatore che gli apriva e chiudeva le finestre di Windows, perché lui non ha assolutamente idea di cosa sia. Sì, sì. E voglio chiederti qual è la tua esperienza con internet di Vittorio Sgarbi, perché so io adesso con pazienza Vittorio Sgarbi ci stavamo divertendo. Grazie, perché sai, una battuta che io ho fatto che non è, me la vuoi far dire stasera, però io no, perché è come dare uno schiaffo a un bambino che sta cagando. No, perché no, ma perché un giorno le dico perché non mi mandi una mail per telefono, dammi la mail, ho detto Beppe, lui scrive a Beppe, poi dico chiocciolo, lui chiocciolo, e dice 2cc, tutto iso, questa roba qua, quindi io quando lo vedo gli fai, se tu lo vedi gli dici chiocciola, lasciamo stare, puoi gridare? Sì, grido. Io volevo sapere la tua opinione su un tema in cui mi piace poca informazione, che è quello dell'immigrazione. Leggendo una presentazione fatta da un gruppo di giovani ragazzi che studiano qua in Inghilterra, mi sono stupito nello scoprire, ad esempio, che ci sono studi della Banca d'Italia che dimostrano che non c'è una relazione tra immigrazione e criminalità. La maggior parte degli immigrati non entrano tramite i balconi, ma entrano tramite i visti. È un tema su cui penso ci sia poca informazione e volevo sapere la tua opinione. Sulla criminalità e in rapporto all'immigrazione. Hai detto una cosa giusta, la maggior parte entra con visti normali, da turismo, quindi in Spagna. Poi sai, io vorrei definire che cosa vuol dire criminalità, perché adesso stiamo facendo in Italia processi brevi, lo scudo fiscale, queste porcate per far entrare i soldi, cioè facciamo delle cose contro anche la criminalità. Cioè, allora io vorrei capire che cos'è la criminalità. La criminalità deriva da crimine. Allora il crimine, se tu fai un crimine diventi un criminale, ma che cos'è un crimine? Il crimine non esiste, il crimine avviene, ma non esiste il crimine. Il crimine bisogna contestualizzarlo nella propria realtà. Che cos'è un crimine? Uno che ruba commette un crimine, siete d'accordo? Bene, mio figlio ha 15 anni, ha rubato dei soldi al fratellino di 10, gliel'ha rubati. È un criminale? Ha rubato i soldi al fratellino, ma però in 364 giorni all'anno non glieli ruba, li vuole bene al fratellino. Cioè, che cos'è un crimine? Allora, accade. E allora, beh, non fa paura il crimine. Fa paura
le leggi sulla criminalità, sono le leggi anticrimine che cambiano la percezione della democrazia di un paese. La percezione, perché noi continuiamo a fare carceri e aumentare i secondini e queste strutture andranno in mano ai privati, saranno delle SPA e l'SPA vivrà col prodotto interno lordo che è il crimine, quindi più crimini ci sono, più strutture devono fare. È il concetto del PIL, questo concetto del PIL che si abbina benissimo alla criminalità. Allora ti dico, ti faccio questo esempio, io sono stato testimone, l'abbiamo anche messo sul blog, di Frattini e della Bonino, uno commissario e l'altro Frattini era agli esteri, come adesso, bene, la Bonino ha fatto un discorso quando è entrato la Romania entra in Europa. Noi avevamo la possibilità, senza essere razzisti, ma bastava essere obiettivi, avevamo la possibilità di prendere una moratoria come la Germania, come la Spagna, come la Francia, dicendo abbiamo i 300 milioni di finanziamento, prendiamo una moratoria un po' di tempo e organizziamo l'ingresso di 25 milioni di persone, tra cui sapevamo bene che c'erano i Rom, c'erano i Zingari, c'erano queste persone, li organizziamo, non li blocchiamo, li organizziamo. Invece la Molina ha fatto un discorso evangelico, ha aperto le braccia, ha detto noi dobbiamo prendere tutto. Allora io mi sono commosso, ho detto cazzo ha ragione la Molina, ci sono caduto, ho detto e che cosa dobbiamo bloccare, cazzo siamo tutti dell'Europa, cosa dobbiamo bloccare, ci arrangeremo. E poi non era così, non era un discorso evangelico, c'era un cambio di soldi contro flussi di zingari, c'erano 26.000 aziende che dovevano andare in Romania finanziate dall'Unione Europea con i nostri soldi e noi non avevamo le aziende là e di contropartita ci mandavano 260.000 Rom qui. Allora se c'è questa perversione è che non sappiamo le cose, non sappiamo i fatti. Noi siamo cittadini senza sapere, quando non sai, sei in balia di qualsiasi cazzata, abbiamo un'informazione che non parla, tu la fai l'informazione, vedi i flussi, sai cosa arriva, sai la percentuale di gente che è in galera, sai perché c'è in galera, sono gente che vive ai margini della legge, basta un permesso di soggiorno scaduto, basta un documento che non è così, diventano criminali con un crimine dentro una prigione, e non parlano la nostra lingua, non hanno un avvocato, il 70% di quelli in carcere sono quella gente lì. Ma la gente non sa, non sappiamo nulla, non sappiamo nulla, è questa la cosa incredibile. E solo attraverso la rete qualche cosa, ma siamo l'unico paese che regredisce come numero di accessi, non sappiamo nulla. E adesso abbiamo una occasione, io arrivo dagli Stati Uniti, oggi con un iPhone, vai a comprare qualsiasi magazzino, appoggi l'iPhone al codice a barre e hai l'informazione sul prodotto. Quanto costa? Dove viene? Se c'è manodopera minorile. Quanto costa? Il prezzo inferiore nel raggio di un chilometro. Cazzo, diventi un cittadino informato nel momento che fai l'atto più politico della tua vita. Compri. E compri con le informazioni. Io quelle informazioni lì, che uno ha in americano in 10 secondi, ci ho messo 15 anni a andarmele a cercare. Oggi ce l'hai qui, a portata di taschino. Oggi punti il tuo iPhone su un monumento, non hai bisogno di uno che ti spieghi qual è il monumento, chi l'ha fatto, non hai bisogno di nessuno, ti appare l'analisi del monumento, lo punti su una persona, un personaggio pubblico, fra 2 anni e siamo pronti, un personaggio pubblico, un cantante, un attore, un cantante rock, sai dov'è, perché è lì, se c'è un concerto, quanto costa, se puoi comprare già i biglietti. Lo punti su un politico e c'hai la fedina penale. È come feci Marco Travaglio nel taccino. A proposito di criminali, no? Visto che avete fatto tanto per togliere le ricariche dei telefonini, cosa si può fare per togliere invece le imposte di bollo di estratto conto corrente delle banche italiane? Io ho un conto alla Barclays da 9 anni, non mi hanno mai tolto gli impegni. In Italia spese bancarie, spese... Vabbè, ci entriamo. Entriamo nell'oro. Entriamo nell'horror, allora.
Non vedete che adesso questa crisi della City, io ho parlato con gente, con banchieri della Lehman Brothers, ma sembra quasi che stia ripartendo. Non è successo quasi niente. Le banche responsabili di un crack che nella storia non c'è mai stato hanno ripreso i loro soldi, continuano imperterriti a vendere scommesse, debiti, i loro hedge fund, i loro derivati.